Una sera. Mi fa male. Lento, grazie cascata di pignatte. Cascata. Questa sera Mancano per 38 iniziare sub, bene. Mi fa ragazzi. male, tutto qua. Per iniziare bene, ragazzi. Grazie, Max Gen. Come va? Ho cominciato Ciao, oggi a far Max la Gen. cura, quindi ci vuole un po'. Onizuka Move. Dai, Asian Squat, Marco, anche tu. 38 in questo momento. Io mi metto Forse sempre così, mi 37, non rilasso. so. Esplosa le mie ginocchia, anche le Io tue, mi metto Marco, si sempre è così. sentito. Sì, ma io mi metto sempre così perché a parte con i gatti, ma poi mi piace, mi rilassa. Non è Slav Asian questo. No, si dice anche Slav, mi sa. Eh? No, c'è Guarda Gege, ragazzi. che schifo, Gege. Slav è razzista. Ma si chiama Slav Squat, mi sembra, però, eh. Ma a quanto pare è razzista. Poi io credo, non lo so se è una cazzata o no, ma. Ciao Comunque, quante Gege. sub Perché mancano all'obiettivo? sarebbe Vedete qua. Slavic. Cioè non sarebbe Slav, Slav No, ma sarebbe dove lì Slave. dovrebbe essere? Ah, perché sembra schiavo? No, perché sarebbe. Cioè in teoria Ah. anche proprio il Ah, non lo so, questo non lo Slavo sapevo. è geografico come termine, no, no, Slavic è geografico, Slav Cosa fa invece quella scimmia? La scimmia. Donami. no. E che, perché comunque Come da i prassi. Slavi. Non so se il loro nome vengono comunque. Adesso non mi ricordo, avevo letto sta roba, ma era un pochino. Sì, non so Questa è una se, non so buccia. quanto è vero che sia denigratorio Questa è una Slav. carta. Questa è una carta. Questa è una carta. Sì, Marco, non le Questa è una tirare carta. fuori tutte, dai. Questa è una carta. Non vedo le caramelle, Moro. Darle fuori. Grazie, onorevole. Questa è una carta, questa è una carta. Eccole. Questa è giusta. Nel dubbio chiedo scusa e mi dissocio. Vabbè, No, ma se se ti non sai. dissoci non chiedi scusa e viceversa, però, scusa, No, non è che. perché poi quando dai. Sì, Ma non lo so, io l'ho se, sempre anche se ti sentito come squat, dico però non. italiano mandolino o italiano di merda, però Che poi a cioè, noi non ce ne frega italiano e assolutamente basta. niente. Italiano e basta non è. Coso. Però lo Slav squat si chiama Slav squat, nel Secolore verde, senso. bene, Effettivamente a noi sentendo. italiani, se dici mandolino. Cioè, un conto è quando dici che ne Mi so, tiro un italiani, pugno nella mafia, bocca se mafia! lo fa Quello mi fa per. cacare, mafia, mafia, Sì, ma se ce l'ho mandolino. davanti mi fa Italia, mafia, pipiri, pipiri, gli tiro un pugno nella bocca e Ma finisce mafia lì. non. Mafia è una cosa, cioè, è una cosa brutta a prescindere. Se tu mi dici mandolino, me ne sbatto anche le palle. Ma mandolino, vabbè, io non ho mai visto, mai suonato, però. Come ti pare? No, visto sì. Forse l'ho anche suonato, in realtà, l'avevo già detta sta cosa, che avevamo fatto un laboratorio con tutti gli È un po' strumenti musicali, come avevo il provato. chav inglese. Il chav è il tamarro Tra le inglese frasche, con la grazie tuta. mille. Amici, manca poco per Tricky Tower. 36 ne manca. 36 sub. 36 sub, ne mettete una a testa e arriviamo a Ma 5.000. stubero. Veramente. Boh, dov'è? Apro il gioco intanto, eh. Sia mai. Io ho letto una notizia terrificante che non voglio neanche ripetere. Perché adesso che cazzo dici? Allora stai zitto. È salito Hai detto Romario vaffanculo, Punker! vaffanculo, vaffanculo. Punker se ne No, fa ma va, 20! che Pancherone! Ma perché cos'è? Oddio, il treno, ragazzi! 20! Ma sei Bisogna pazzo, salire subito sul Pancherone! treno, ragazzi. Era da fare un Asian pochino a Squad. testa, non tutti insieme. Nicola! Grazie Nicola, che adesso lavora e quindi c'ha i Pazzesco, soldoni. ragazzi! Punkers e Nicola sono dei grandi. 10 sub, manca. Punker non ha vinto il pisello d'oro, insomma, se è possibile. Pino e al Nau che finisce Oh! l'obiettivo. Arnau, Pino e completamente. grazie al Nau. Vabbè, va bene, ragazzi, siete grandissimi. Purtroppo, Va bene ragazzi, sono così. rimasto infortunato dal mio Asian Squad. Tricky Non Tower posso si fare fa. Tricky Tower. Mi spiace veramente, guarda. Ma tra un mese tanto, quindi. Mannaggia, allora mi rialzo. Arnau pisello d'oro, perché? Non lo so, sì, ci sono un paio di nomi Ah, c'è interessanti. Cornicione. C'è Cornicione su full. Swaggone. Sì, Svago nel locale, sì, ma non sono. non è proprio il massimo. Dov'è Swag? Sveggo nel locale, ma non è una composizione particolare, neanche cornicione succulento. Moro, mi serve l'emoto dello squat. È che c'ho poca Grazie a luce io qui, Nao, non mi grazie Punkers e potete. grazie Nicola, siete Mi vesto fantastici. tutto di bianco con la tuta gold. 5 dispositivi che ti permettono di telefonare. Dove va? Che fa?
Ma. Ciao piccolini, stasera mi sa che al mondo del calcio, mi non si sa cosa. Va bene. Vabbè, Rosa, sentiti libera, ci mancherebbe altro. No, non è domani, Tricky. Tricky è mi do, cosa c'è stasera? Mese prossimo. Ma non si vede, poi se mi metto Moro, ma non si strappa tutto? Ecco qua, apertura anale sbloccata. Eccoci qui. Non mi sento, però. Altra mi sento bocca. Imbarazzato da qua. Altra bocca aperta. Cosa volevo dire prima? Non mi ricordo più. No, non sarà stato importante. Ah, dicevo, prima con Franci stavamo guardando Two Broke Girls, che dobbiamo finirlo. Sì. Partita la pubblicità da un minuto. Non siamo pazzi. Aspetta, ma su Prime. Su quelle di Prime, sì, ma è troppo. Cioè, su 19 minuti di puntata. Guardalo in TV, tanto lo fanno la sera. No, leva quella merda. Pubblicità. È veramente troppo così, stanno esagerando. Spero che qualcuno glielo faccia notare. Che stagione è arrivata? Sono arrivato alla quarta. Noi siamo alla quinta stagione, ma siamo allo stesso punto della prima stagione. Cioè, poi fa ridere, è divertente, ne ho già parlato anche nell'UVFUFU, ma siamo sempre lì. Qualsiasi cosa succede, siamo sempre aspetta, là. Che partito! Due personaggi forse stanno un po' migliorando. Ragazzi, zitti, che c'è un audio orrendo. Ma di chi? Di chi vuole essere milionario. Ah, io non lo so. 5 telefoni fissi nella tuta gol. Ah. È uscito il termobest, amici, eh? Poi lo devo guardare. L'ho visto, l'ho visto. Io non l'ho visto ancora. Ragazzi, ma cosa vuol dire video? Cattura? Nell'impostazione c'è video. Aspetta che ve lo stream anche qui. Ma con l'accento proprio... C'è l'accento, video. Ma perché in francese? Ah! C'è scritto qualité afficcale. Oddio, perché... Scusa, schermo intero e ultra... Perché in francese qui? Qualité afficcale lì. Ma, ragazzi... Vabbè, qui è francese, non importa. Ah sì, Nicola? Dobbiamo segnalarlo gli Luca, questa cosa. Grave, grave. Sicuro, Nicola? Ah, però aspetta, nello scorso tempo best, perché era la 12 vabbè, ore. Qualcuno cazzi. Della 12 ore va sempre anche in quella mese. Può darsi, sì, allora. Sì. Sì. Più che altro, grazie ma poi alla fine la live il Morrow by Night di... Non di settimana no, scorsa, quello è, prima. È prevista da essere montata, ma non è ancora... No, da uscire, dico, non è proprio uscito su YouTube. Ah no, è impossibile, era bloccata in 198 paesi. Che storia. Penso che non ce ne siano neanche così tanti nel mondo, quindi... Cioè, è su YouTube, ma è lì. Non ha senso pubblicarla, tanto non la vedrebbe nessuno. Ah, sì, quella lì, Nicola? Ah. C'era anche, vabbè, sti canti, era bella. Ma come fosse? Quindi era a cavallo tra due mesi, allora, forse. Vabbè. Forse grazie, sì. Grazie, Kazushi. Grazie mille, Kazushi. Allora. Grazie della T1. Ho visto che tanti andavano all'anteprima di Fallout, anche Rob. Sono Andrea molto curioso pure. Io di Fallout. Nicola, poi dobbiamo guardarla, Fallout. Normale. Facile. Diciamo. Però no, era facile che era senza limiti di tempo, sì, perché normale invece c'era il tempo di merda. Che c'era il tempo. Ah, che palle, allora. Ah. No, il signor puzza. Il signor Pablo. Ah, vogliamo fare sempre vogliamo fare separati o... Io farei tutto assieme. Tutto assieme, stanno giro sti cazzi. Prendo sempre Pablo, Montoya. È che non voglio che... No, io non voglio che ci suggerisca. Basta non leggere la chat. Ma è difficile. Tanto Marco, le buttiamo così, Adesso vedi come lo facciamo subito, il milioncione. Oh no, dobbiamo trovare ciao, negare. Oh my zio, piove ininterrottamente da ieri qua. Non si è fermato un attimo, cioè piove da ieri sera. Vabbè, almeno c'ho anche la luce in bagno che faceva popi popi. Oh!
Bene. Ragazzi. Eccoci. Oggi. Sta facendo un basso, Come si sta? Oggi siamo qua. Oddio, siamo già cagati addosso, non guardate. I hope I'm going to make my grandchildren proud of their grandfather. Let's put that money in grande. Let's play who wants to be prize, motherfucker. Allora, inizia la nostra scalata al milione. Pazzesco. Cos'è? Cosa fa? Cosa gesticola le palle? Oh, quale di questi lavori non ha mai praticato Leonardo da Vinci? Il pittone, lo scultone, l'architetto, il fattorino. Fattorino. Sì, credo, ma sì, potrebbe essere anche domani trabocchetto. Anche se... No, la prima, ci sono, quando... Cioè, allora... No, sono sicuro... Beh, no, in realtà... Appunto, Marco, deciti, la, la cosa che sto per dire va a confermare il fatto che non ha fatto il fattorino, perché sono state ritrovate delle lettere che lui spediva, o oggetti che lui spediva ad altre persone, lo facevano altri per lui, quindi non era un fattorino. You know what my next question is, right? Is this your final vediamo, answer? Vediamo, ragazzi. L'elettro santo non l'ha mai fatto, no, questo sono sicuro. The choice is made. That's the one. È soccia, mettila, still in good shape. Oh, 500 euro, io lascerei. Nell'ottobre 2014, con quale cantante Mark Ronson ha pubblicato il famoso singolo Uptown Funk? Non so neanche chi sia. La canti, Marco? Uptown Funk. Vabbè, Uptown Funk. Beh, ci stava per come... Sarà Bruno Saturn. Bruno Venus. Bello Bruno Saturn, però... Bruno Jupiter. Bruno Jupiter forse è il mio preferito, I know you are waiting for me to ask you. So Bruno Mars e suo figlio Saturn. Oh. Maledizione, yes, al sangue freddo. Final answer. Bruno Uranus. Ciao Memis. Now is the time to see the rock Memis. Yes, you are right. My fucking sister. That, if I'm not the star of the family when I go back. Ma non si va back ora, In quale paese si trova la Statua della Libertà? Questa è la trabocchetto, abbiamo visto. Beh, che c'è in anche Giappone. In Giappone, comunque. Lizard nella tosse mi ha fatto capire tecnicamente, che effettivamente quello voleva dire. Tecnicamente sono due. Sono due, tra l'altro, entrambi dei francesi, quindi... Secondo me anche in Russia non hanno una Statua della Libertà, visto l'enorme rispetto che hanno degli americani. Beh, anche in Giappone hanno... Quel rispetto lì degli americani. Non è che hanno rispetto agli Stati Uniti, che sono stati pecorizzati dagli Stati Uniti, e quindi... Vabbè, anche il Giappone. Però ufficialmente, effettivamente, ce n'è in due. Sì, vabbè, vabbè, comunque. Cioè, lì più che rispetto li ha proprio presi, rispetto, messi giù, sistemati, yes, sessualmente. That's my final answer. Oh, I can't wait to see the correct answer. Sì, si sente proprio dalla voce che non vedi l'ora. Right, lui è cieco. L'originale in Francia, beh, la prima l'hanno fatta lì. Tra l'altro l'ha portata fino in America, in Giappone, il fattorino di Leonardo da Vinci. Quale di questi non è uno strumento a percussione? La batteria, non mi pare. La campana, potrebbe. Il tamburello, no. Il basso. Beh, il basso. Il basso non è a percussione. Il basso. Anche se io insegna al buon Devi che bisogna slappare, quindi in un certo senso. Infatti, io non lo so. Io avrei votato la batteria. Amici, ho voglia di giocare a Pang. Marco, ce l'ho per Switch. I coglioni, Perché mi rispondi così? Per una cosa che, tra l'altro, senza senso mi stai rispondendo male. Tu giochi ai giochi di merda. Che giochi dopo di merda? Guarda che sto giocando Dragon's Dogma. Enter the Gungeon sto giocando adesso. Bello, anch'io l'avevo ripreso Enter the Gungeon, ho fatto un sacco di ore. In quale film il cantante Ed Sheeran ha recitato nella parte di se stesso nel 2019? Harry Potter. Tomorrow, before... nel 2019 no, purtroppo. No, troppo tardi. Yesterday, so perché mi ricordo Before, week. Ma probabilmente è sbagliato. Non cioè, mi a me ricordo. È Yesterday invece. O Yesterday o Before, ma non mi ricordo, vi dico la verità. Io non ho idea.
non saprei. O Yesterday o Before mi ricorda qualcosa di familiare, però non io andrei sull'aiuto. No, 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 io... Ma non... Non, io non, cioè, sarebbe proprio a caso. No, io ti dico Yesterday o Before. Non mi stai dicendo la risposta. Adesso fammi pensare. Fammi ragionare un attimo. Dai, Marco, sì, perché stavo pensando che magari si è collegata anche una canzone che settimo. Ha fatto. Devo bere. Però, devi bere? Uh-huh. Non fare il pompozzo. Eccoci qui. Cioè, è impossibile proprio gestire questa sessualità. Se mi fa male le ginocchia, non capisco il perché. Marco, dimmi uno dai, o due. Fai 50-50, dai. Shift. Let's take away two incorrect answers. Fai bene, Franci, guarda. Vabbè, Yesterday. Tomorrowland. It's C, right? Ok, C. Adesso è sbagliata bestemmio, però, Grazie, Ballet! Non si può neanche più bere, non si può più fare niente, ragazzi, Non si può più dire niente. Fingendo di essere su Pornhub. Madonna, così. Madonna. Ho capito, Madonna, cosa sarà mai? Godo. Oggi Franci è stata abbordata da un barese. Ma perché il concorrente Steve Martin? È vero? È vero, un po' Steve Martin. Grandissimo uomo. Secondo me Ed Sheeran ha recitato in ma se Pippo. Stesso in Iron Man. Lesgoski. Ma che Lesgoski? Lesgoski. Bello, Goofy. Cazzo, che paura, che però. Bello. Lesgoski. Il premier. Vaffanculo. Allora, che si può dire? Il 97% dell'acqua sulla salata. Terra è dolce, salata, è morbida. Salata. Ed è l'altra sono i fiumi o i laghi. Sì. Direi proprio che è salata. Bella e morbida, però. È morbida. Non era bresciano, era Lesgoski. Non saprei dargli un accento, in realtà. Sodoma. One more right answer. Sì, no, è morbida, non si dice di solito. Si dice è dura o... Ma di che cosa? Dell'acqua. L'acqua si dice liscia, si no, dice... si dice la durezza dell'acqua, però è la no, durezza l'acqua dell'acqua, liscia, non esiste, la morbidità non è no. dell'acqua. Cioè non c'è il contrario quando si dice la durezza. No. È dura se è calcarea, sì. Cioè si dice molto dura, non è molto dura. Non si dice morbida. Qual è l'infinito del verbo contenuto nella frase a fine giornata torna a casa? Ritornare. Tornare. Non tornare. Tornare. Perché ritorni a casa. No, è torni a casa. Beh, in realtà... Avrebbe detto senso... ritorno a casa. Effettivamente, se torna, è tornare, sì. Se torna, è tornare. A meno che non esista il verbo tornare. Ma è proprio ritornare. Sì, è vero. Se, no, no, se... però se nella frase effettivamente ha usato torna, è tornare. Se è meno dura, si dice che è dolce. Infatti sono gli addolcitori dell'acqua, non gli ammorbiditori. Maneskin è il verbo, Marlena è l'aggettivo. Lo so, Franci, infatti io ho un addolcitore dell'acqua, non un ammorbidente. Oh, 7000 dondoni, Go! Ovviamente quello che vinciamo poi Gibbo ce li deve donare. Dov'è Gibbo? Non c'è nemmeno. Era fatto lui, Pippo. Cos'è? A quale dynasty apparteneva Carlo Magno? Merovingi, Carolingi, Asburgo, Estensi. Li escluderei. No, però aspetta, perché effettivamente Carlo Magno. Merovingi non mi dice nulla. Carolingi sì. No, tutti. Posso dire la verità che qualcosa. Nessuno non mi dice niente. No, a me dicono purtroppo. Tutti qualcosa, ma non so non Carlo Magno. Non ho idea. Io farei cambio domanda. Cosa cambiamo, cambiamo proprio domanda. A me l'unica, cioè l'unica cosa più vicina è perché Carlo Carolingi, ma non significa assolutamente nulla. Lo dice il nome, no. Well done. E allora era Carolingi. Sì, ma non lo dice era il nome. A caso. Doveva essere Carlo Mangi. Non è che era sparato a caso, era una motivazione futile. Cioè Carlo Carolingi. Sì, non è che lo dice il nome. Che ha scritto 20 liga Legolili. Era Verne, mi sa sì. Questa qui, per forza, dai. Questa non si può non dire. Questa non si può non dire. Si va anche esclusione. La metto, Marco? Dai, l'ho messa, Dai. Cosa ti tocchi le palle?
That's my final answer. Marco c'è? Dai. Marco? Vai. Oh! Era quella. Avanti. Marco, ti stai facendo la cacca? Che italiano è, Irene? Ti stai... Me la sto facendo in un barattolo. Me la sto facendo. Ti sei toccato lo scroto, sei umanamente disgustoso. Ma stai continuando a dire questa frase? Sarà una citazione a Dario Moccia, di quelli che segui tu. L'hai già detto tipo 5 o 6 volte negli ultimi 2 giorni. Allora, qual è il nome delle strutture neolitiche Irene, di rispetto. Pietra? Veramente una merda. Però dovresti prendere dei provvedimenti, intanto. Poi una volta l'ho chiamata Irene Tette Lunghe, per carità di Dio. Però questo è un altro discorso, era tanto tempo fa, si era più giovane. Sì, siamo cambiati. Qual è il nome delle strutture neolitiche di pietra che venivano spesso usate come monumenti funebri? Non so le tombe, no? Allora, le tombe, no, banalmente, i dolmen, no, vabbè, sì, però non sono... Perché anche i megaliti mi dice ma qualcosa. Ma i megaliti sono i... Mi sembra troppo generico. Esatto, mi sa che è generico. I menhir quali cazzo erano? I menhir e i dolmen. I dolmen chiaramente una razza fantasy di qualche umanamente tipo. Disgustoso credo sia di Volpescu, Marco, ma è Total Father. A parte che sei cringe negare, ma comunque adesso che abbiamo anche un fan vero di Dario Moccia e Volpescu, eccetera, sappiamo quando Gibo dice le cagate, quindi Gibo sei una merda adesso, va bene, ufficialmente. Perché i dolmen erano anche quelli dei... Cioè, sono tutti cazzoni di roccia, in sostanza, questi qui. Però... Dolmen e menhir non mi dice niente. Megaliti e non mi viene... il pisello. Secondo me non sai cos'è, ti ricorda? No, è che era una battuta, sicuramente negli anni 90 che... C'era tipo, ma che menhir tieni tra le gambe? Ah sì, perché erano questi. Guarda che sembra genovese se me lo dici. Teologo, vi dico che la domanda è posta in modo... Ma i menhir, ragazzi, non l'ho mai sentito. Non è che sì, non credo siano tombe, cioè non sono monumenti funebri. Sono monumenti per i morti, presumo. Faccio l'acculturato quando sono acculturato. Se è posta in modo sbagliato è un casino. Perché megaliti è troppo generico, effettivamente. Poi sono quelle pietre, cioè sono cose, cioè fondamentalmente sono strutture grandi di pietre. Forse vabbè. Le tombe sono tombe. Allora. Quindi o dolmen o menhir, dite? Perché i megaliti, esatto, non credo siano funebri. Umberto. Secondo me sia menhir che dolmen sono perché megaliti. Perché è troppo sono... generico. Esatto, è generico. Tutto di, sì. Tutti quelli. Secondo me sono o i dolmen o i menhir. Che non sono le... Però che le tombe. Tombe, male. Anche tombe mi sembra un po' generico per le cose. Perché non sono monumenti funebri le tombe. No, sono le tombe, sono dove metti il morto. Beh, dipende, la tomba è un monumento. Sì, sono monumenti, però siccome mi stai però neolitiche comunque... di pietra. Cioè, non sono neolitiche, sono attuali pure le tombe. Non sei, cioè, vengono definite comunque. Ma infatti, secondo me sono o B o C. Io dico facciamo le cose. Dai, vai. Dolmen anch'io. Mi ridà qualcosa di cui è un po' sparata, dai. Sì. Però vogliamo arrischiarcela. Ma quanti ne abbiamo di aiuti? Ma gli aiuti, gli Ezar, ma dove vuoi arrivare con vabbè, gli aiuti? Ma usiamoli, così capiamo. Usiamo il voto del pubblico. Ma poi il pubblico ci prende per il culo, sempre sbagliato. Sono i megaluti. Mi è acceso proprio zero. Allora saranno megaliti, allora, generico da morire. Era veramente generico totale. Era. I dolmen, quindi cosa sono? Boh, proviamo a rispondere ai megaliti, vediamo. Ma vai, era veramente generico, però. Cosa ho fatto? Ho sbagliato, anche ragazzi. Io mi ricordavo una roba del genere, Flavio, che i megaliti erano... rocce giganti, non qualcosa di specifico. Esatto, sì, Stone Age è un megalite con, dei megaliti. Un enorme megalite. Cioè, sì, dovrebbe perché... essere 12. Ah, anche secondo me, sì. Pensavo fosse più vicino, no, invece sì. Pensavo fossero proprio attaccate le scelte. Il senatore a 12 o al massimo 32, però era... No, è la prima della prima guerra mondiale, quindi era 12. Yes. That's my final answer. That's my fucking father. Questa è molto più facile, scusa. Erano le pietre impilate. Tipo, i menhir sono singoli. Ok, quindi doll... Ok. Dimmi, Rosa. Quanto è duro? Oh, sta male? Ha fatto il sopracciglio, però. Quale di tra questi non è un pugile americano? Mike Tyson è un pugile. Lo è.
Muhammad Ali, Muhammad Ali lo è un pugile. Geoffrezier forse no. Tiger Woods, Tiger non Woods è un pugile. Vabbè, direi Tiger Woods per non sapere. Potrebbe magari essere un omonimo, No, non lo conosco se c'è. Io direi Tiger Woods. Allora, i primi due sono pugili chiaramente americani. Ma anche Geoffrezier mi dice qualcosa. Secondo me Tiger Woods, che comunque Geoffrezier è un golfista, non ha un nome molto americano. Ma d'altronde anche Muhammad Ali. Secondo me è facile. Secondo me è facile. Perché qui non è come quello che hanno fatto a noi, che era randomico, che qui dovrebbero essere in ordine di difficoltà. No. Che mi ricorda qualcosa, Frazier, per quello te lo dico. Magari non ne capisci niente di sports. E poi c'è, cioè, l'inganno è veramente quello più famoso. Ma secondo me è perché l'inganno sta su Muhammad Ali. Te metti Muhammad Ali perché dici Muhammad Ali non è americano. Invece. Magari non lo è. No, non lo è, lo è. Sono sicuro. Ma comunque Tiger Woods rimane un golfista. Ma magari ragazzi, c'è un omonimo. No, non lo so. Però, io non ho mai sentito. Però mi pare di ricordare che Muhammad Ali è. Io direi Tiger Woods abbastanza. Secondo me è semplicemente facile. Secondo me è semplicemente facile. Poi, per carità, una volta ha vinto Ralph Supersonico, quindi tutto è possibile nella vita in questo gioco. So this is your final answer? That'll be my final answer. Io non ricordo di omonimi. Ecco. Non è Brendan Fraser, Danielino. Era solo facile. Proprio lui pensava solo alla fine. Cioè, ho sbagliato a settare la roba. Magari uno non lo sa. Sì, il nome da convertito, lì è una questione di religione. Cos'è che trasporta ossigeno ed elimina l'anidride carbonica? I globuli rossi. Sì, forse. Ma scusami. Oddio, le piastrine. Ma magari hanno invertito la classifica. Che tappo, guarda che ho guardato tutto. Esatto. Tutto esplorando il corpo umano, sono loro. Io l'avevo anche riniziato tempo fa. Bellissimo, ragazzi. Tutte le cassette io c'ho, da qualche parte, forse non c'è. Che poi senza ossigeno risecchiscono tutti. Sì, diventavano vecchietti. Guarda che lo dice, dice, that's my fucking father. Lo dice. Non dice così. Non c'è via rosa, non è possibile. E muovati. Chi interpreta Scarlett alias Wanda nel mondo? Vabbè, Elizabeth Moss. Elizabeth Olsen, ma scusami, ma si è davvero switchata la difficoltà della cosa? Vabbè, questo, oddio, questa effettivamente devi saperla. Perché? Negare, non credo di aver mai visto una live di Volpescu. Quindi non so chi è, però non. Perché parla di fumetti ogni tanto, gli piacciono i piedi, però non so altro. Got it right. Well done. Che? La prossima ci chiede quanto fa. A me non piacciono troppo i piedi. Quale presidente americano non è raffigurato sul monte Rushmore del Dakota, allora, nel Dakota del Sud? John Washington c'è. Sì. Thomas Jefferson c'è. Non lo so. Theodore Roosevelt c'è, sì. Quello c'è. Secondo me è Hoover o Jefferson? Certo. Teoricamente Hoover, perché Hoover è abbastanza recente. I primi A e C sono, mi sembra di essere sicuro. Hoover è troppo recente rispetto agli altri. Sì, forse è recente. Ehi. Io direi Hoover comunque. Hoover mi pare molto più recente rispetto agli altri. Sono anch'io d'accordo, sì. Washington e Roosevelt sono sicuro. Ormai l'ho messa, ragazzi. Ormai l'ho messa, è andata. Sì, Hoover era la diga di Hoover, la famosa. Sì, Jefferson effettivamente è il secondo, quindi per forza. Ok, the computer validated your answer. Scusa, Daniel. You pulled it off. Godo, ragazzi, qui si porta a casa. Always win the day. È il mio nuovo urlo di battaglia. Quale, ripeti? Già l'ultimo. Ultima domanda. Abbiamo anche un aiuto. Non abbiamo un aiuto ancora? Vabbè, usiamolo lo stesso l'aiuto. In quale continente si trova il deserto del Gobi? Ecco, in questo Europa, per esempio mi manda un po' in confusione. In Africa, io avrei detto Asia. In Asia. Avrei detto Asia, in America, così. In America. Gobi in Asia. Io avrei detto in Asia, proprio senza guardare. Scusate. Sentiamo. Lo facciamo lo stesso, però per me è l'ultima domanda, scusa. Sì, è l'ultima. Sì, siamo 14. Adesso siamo a 300, 14 se vinciamo. Quelle che abbiamo, quindi esatto. Siamo a fare quella. No, ma comunque sono sicuro che sei in Asia. Sì, dovrebbe essere l'Asia. You need to phone someone who knows the answer. Devi chiamare Pasqui. Dovrebbe essere il nord della Cina, dovrebbe.
Di comunque quelle zone lì. Chiamo mia sorella Clementine, che lei ha viaggiato il mondo. Ma sua sorella, ma sarà una vecchia di merda. Ha viaggiato il mondo. Ha viaggiato il mondo. Se di mondo viaggiassi di più, Marco. Sai che prima ho fatto una... Sai che io e Franci diciamo Piccio e Plinio? Oh, Teo, dai. E io prima mi sono... gli ho detto a Franci che sono Pietro Picciani. È bella, secondo me. No. Non stare a war you, vaffanculo. Rispondi a sta domanda de merda. Hai solo 24 secondi per russo, rispondere, dai. Che non lo sai. Funzionava così, comunque. L'ha chiamato a casa. Il tempo partiva dopo. Sì. It's obviously C. But then it's easier to go out on a limb on this end of the line, certainly. Ma è palesemente... Ma è Edoardo Ferrario che fa il greco che parla in inglese, comunque. Sì. Grazie, Serena Wright! Grazie, Wright Serene! Troppo forte, Serena. And now to the most important question of all. Dai, questa la sapevamo. Vabbè, cibo comunque un milione, grazie. Oh. Poi sai dove andarci. Ti passo l'indirizzo di fatturazione, poi, cibo, eh. I campioni siamo noi! I campioni! I campioni! I campioni siamo noi! Perché siamo i più forti! Al massimo fa siamo i campioni! Quando oh, come siamo bravi! Giocate voi altri, noi siamo i meglio! Oh, maledetti, maledetti, siamo i più bravi! Ma siamo i più forti! Siamo i più bravi! Perché che schifezza io il capo no, scusate? Perché io non ho la tuta gold! Appunto! E poi hai visto che pacco che ho! Che palle! Palle. In senso letterale, intendo, certo! Ma poi scusami, Ora si possono comprare i cellulari quelle... per la tuta. Dato quelle tematiche. C'erano. Ma è la moda, amore. Vabbè, il supereroe c'è stata, effettivamente. Abbiamo un milione di neuroni e non ci facciamo una sega. Perché il resto le devi comprare con i soldi veri. Tolto. Togliamo qualcosa? Ma che cazzo togli? Facciamo Harry Potter. Non puoi lasciare solo queste. Comunque quelle generali ci sono. Facciamo Harry Potter, così io non so niente. No. Lo faccio solo io, ma devo fare quelle di Harry Potter. Questa la fa solo Marco, ma tutte. No, facciamo ancora assieme, dai. È ben più divertente assieme. Dai, voglio uno zoomer. Senza aiuti, veloce. Prendi uno zoomer, però. Una run veloce solo Marco, fammela fare. Non c'è uno zoomerino. Aspetta, Lei è zoomerissimo. Ecco, questo è un po' zoomerissimo. Manca solo il piercing qua al naso, ragazzi, è fatta, Che non è da zoomer, tra l'altro, proprio per dire. Dai, quindi questa solo Marco, facciamo? Veloce Marco, però non puoi... Devi ma solo rispondere... io? Sì, ma devi rispondere subito. Sì, ma la tipo, ma io mi vado nel panico, poi dico le cagate. Me ne frega niente, cazzi tuoi, dai. Come si chiama il tipo di canto eseguito senza strumenti? A cappella. Muovati. Era giusta. Muovati. Quando un vulcano si sveglia, si dice che entra in eruzione. Eruzione, interruzione, esplosione. Eruzione. Quale due non appartiene al mondo dei videogiochi? Ratchet & Clank, Jak and Dexter, Mario Luigi, Simon & Garfunkel. Direi, così ad occhio. Non è erezione, smettete. No. Quale animale può cambiare colore? Il camaleonte, la mantide. Camaleonte, camaleonte. Cavalletta! Marco, ti permabanno, Non ti do una lira sto mese. Da cosa può essere costituita la poesia? Da versi, da note, da movimenti, da tomi. Da versi. Che poi tomi cosa vuol dire? Tante cose possono. Qual è l'infinito del verbo di questa frase? Non combino altro che guai. Guai, combinare. Combinare, combinare, combinare. Ma ancora, scusa. Era diversa quella di prima, però, Quale di questi non è il nome di un vettore aeronautico? Delta, Goku, Sojuz, Vega. Goku, credo. I'm sure of it. Devo far veloce, tanto, anche se sbagliato. Far veloce. In che videogioco si può giocare in modalità rissa chiamata Vendetta di Junkenstein ad Halloween? Overwatch. Oh mio Dio, Overwatch pure tu. A quale forma geometrica si applica il teorema di Pitagora? A parallelogrammi, a triangoli isosceli, triangolo rettangolo. Come si chiama il verso del tacchino? Gloglottio, pigolio, grugnito, squittio. Gloglottio, mi piace da che dire. Che ridere, ragazzi, quello. Si chiama così? Non lo so, però spero di sì. Gli altri non erano.
A quale categoria grammaticale appartiene la parola scarpa? Verbo, nome proprio, avverbio, nome comune? Avverbio. I'm confident that it's C. No? Nome comune. Nome comune, scarpa è nome ma... comune, effettivamente, sì. Non lo so perché ho detto avverbio, a me è venuto così. Ormai ero andato in panico. Ho fatto 20.000 euro. No, è troppo, ma in realtà questa era, la sapevo, andavo avanti fino alla fine. Fan cagare, sono troppo facile. Proviamo a fare... L'altra volta non erano così facili. Infatti, proviamo a fare, anche se c'è il tempo, proviamo a fare... Dai, proviamo... Allora insieme. Facciamo tutti insieme, ma normale, col tempo. Dai, vediamo. Che dobbiamo fare veloce. Ma non è che puoi stoppare, in caso. Il tempo? Il gioco, no, in qualche modo. Quanti punti abbiamo? So, quanti soldi credo, abbiamo... Se... Ma così, qui ci sono molti più robi, però. Di là non le fa selezionare. Vabbè, sono tutto. Vabbè, riproviamo con Julie. Che ne sapeva un sacco, eh. Scarpamente parlando. A parte che tu non devi scrivere poi sono io. Tu lo sei! Poi al massimo sono anche io. Non è che sono... Tu lo sei sicuro, peggio di tutti. Forse Gibo, peggio di te. Siamo noi, Corn Factory. Sei nuovo? Vabbè, collo. Vai. Oddio! Intorno a quale corpo indossano le medaglie che vincono? Ma scusami, ma che domande sono? Ma non c'è il tempo. Ma quelli hanno tolto il tempo, ma sono semplicemente più... Ma c'era scritto, però, che, nel, che nell'altra c'era però. Non c'era il limite di tempo. Però se non c'è neanche qui... You know what my next question is, right? Anche perché cazzo dovrebbe esserci il tempo? Collo. That's my final answer. Quando tiri la palla forte, di collo. All right, let's find out. Chi è? Hervé o Spettro, grazie mille, benvenuto. Spettro, o benvenuta, o benvenuto. Quello in mezzo si chiama All. I needed to keep my cool and it paid off. Korn, allora esisti ancora? Allora esisti ancora, Korn? Ma l'hai sentito due giorni fa? Sì, ormai solo su FIFA. Da quale animale si ottiene la pancetta? Marco, hai ruttato come uno schifoso pezzo di merda. Ho anche tenuto la bocca chiusa e mi sono, incastrato dentro di me, non posso fare niente. La pancetta comunque è dal maiale, metti di... I'm a gambler, and so I'm choosing... Comunque è arrivato Korn, si parla di mangiare. Anche le domande, mannaggia. Sì. Your final answer. Oh, yes, that's my final answer. Dai, adesso siamo calmati. Mi adesso un attimo di calma e via. Il capo è onnisciente, dice Sylvester Sballone. Ci tengo a precisare. Pancetta di pesce, secondo me la possono fare tranqui proprio. Come si chiama la serie di Netflix sulla caccia a Pablo Escobar? Narcos. Caccia e pesca in Messico, mi pare si chiama. Pablo si chiama la serie. Cartel. Ci sta, alla fine molte serie si chiamano proprio con solo il nome del... C'è la serie Cartel, mi sa, su Pablo Escobar. Però è un gioco di sul cartello, in realtà è... Ma Cartel e c'è... The Cartel. Now it's time to find out the correct... Non è il film, scusami, The Cartel, no? Mi ricordo male? Yes, non c'è il title. No. Ok, let's take a breather and go on to the next one. Dai. È il film The Cartel. Trust yourself and your acquaintances for this new... Chi dipinse la Mona Lisa? Leonardo da Vinaville. Sì, ma capito, ma dovrebbero essere più difficile. Beh, lo sono. Well, no. Da Vinci. Deve uscire sette Lego adesso di questa roba. Final... Quindi answer? Un puzzle del quadro, come ha fatto quello di Van Gogh. E quindi un puzzle. Ah no, fanno proprio... No, fai il busto della... All right, let's find out. Fanno la Mona Lisa. Sarà molto più piccolo. Aspetta, ma Gibbo non ci doveva donare tutto il montepremi? Gibbo, forza, dai. È scappato. No, ha scritto prima, l'ho visto. Azzo. 5.000 euro, forza. Quale pediatra vinse una medaglia d'oro nel canottaggio delle Olimpiadi del 1924? Questa non la so. Iniziamo. Il comandante Kirk, Spock. Oddio. McCoy... Il tenente Ura, direi... ma sono tutti di Star Trek? Scusami. Ecco. Direi McCoy, forse. Non lo so. Marco, io che cazzo ne so? Ma sono di Star Trek, non lo so. Ma che domanda è? Ma hanno sbagliato, che è sta roba? No, vabbè, ci sarà uno che si chiamerà quello, quel cognome. Fai McCoy. Ma come fai... Ma cosa a caso? Ma perché Kirk, Spock e Ura sicuramente non sono mai stati nel mondo dello sport. Ura è di Space Invader? Sono tutti di Star Trek, ma McCoy secondo me è un cognome... Anche McCoy mi sembra di Star Trek. Comunque McCoy ha più senso di Spock. No, non fare a caso, perché questa è veramente sparata a caso.
Oh, gli altri non l'ho mai sentito. Non è a caso. Perché McCoy l'hai sentito come PDA? McCoy è un cognome. 4. Oh, non so, McCoy mi sembra un cognome che potrebbe essere, però. Kirk, Spock e Uhura, non lo so, mi sembrano più specifici. Sì, sono tutti di Star Trek, ragazzi. Sono tutti quanti i nomi di Star Trek. Solo che tra i nomi di Star Trek, sia proprio McCoy, nel beccare l'unico cognome plausibile. McCoy è quello che mi sembra più plausibile. Io ci sto, perché... sul ragionamento di Marco ha senso. Non è che l'ho fatto a caso. Io la metto senza aiuti, ragazzi. Mal che va. Però non lo so, io non la conosco. Concedicela, la così. Fate come volete. Dai. Il fatto è che magari poi sono gli altri, ma mi sembrano cognomi più particolari. That's my final answer. The choice is made. Era Spock, non l'avrei mai detto. Proprio quello più era Spock. Sì, era sicuramente l'ultimo da andare a. Io non ho mai ma chi è il pediatra Spock, ragazzi? Io non ho mai sentito nessuno chiamarsi Spock. Quindi ho detto sarà McCoy, che sai. McCoy, andate a cercare Spock Olimpiadi del 24, per favore. Magari hanno chiamato quello di Star Trek per quello del 24. C'è il libro del dottor Spock. Cazzo, l'ha letto il libro del dottor Spock? Scusami. Tu adesso, Sior, hai letto il libro del pediatra dottor Spock? No, più che altro cosa c'entra? Eh? Io non ho mai sentito, famoso. Io Spock conosco quello dell'Enterprise. Sì, Spock vince la medaglia d'oro con la lotta maschile statunitense in canottaggio e giochi olimpici. Ma tra l'altro di Parigi? Credo proprio sia vero, se no non mettevano la domanda. Parigi quest'anno. Non lo sapevo. Doglia, sei in ritardissimo, inutile che fai il buffone, eh? Me la segno. Sul libro delle assenze. Adesso faccio la lavagna delle assenze. Cambiamo sta bastarda, dai. Sì, sì, anche mia mamma mi raccontava sempre, prima di dormire, diceva quando abbiamo visto Spock in TV con tu... A parte che mia mamma, del 24, cioè, mia nonna nemmeno, neanche mia nonna. Chi è Mauer? Doglia, dai, sei un troll, palesemente. Sì. L'omonima con il medico Benjamin Spock è del tutto casuale. L'omonimia, volevo dire. Comunque sì, vabbè, casuale. Oh, zio. Allora, la squadra. Questa è difficile. J.K. Roller. Detta anche Mother. No, beh, questa non lo diciamo. Non era così facile, eh? Beh. Perché no? Beh, perché uno magari pensa alla Rowling, ma non J.K., perché l'altro sono di Rowling. Beh, ma J.K. Rowling è famosa. Beh, ma non è così facilissimo. Cioè, questa è famosa, non Spock. J.R.R. Rowling. J.R. Rowling già è più guarda. You got it. Ma fa culo, Doglia. Oh, that's perfect. Cioè, non è così scontata. Questo non è vero, Doglia. Il pilota di una gara di automobilismo dove può fermarsi per cambiare gli pneumatici? Alla linea del parcheggio. Al parcheggio. Ai garage, vabbè, scusa. Scusa, il garage box da noi in Italia si muove. Il garage non è il contenitore, però. Non deve essere proprio chiuso il garage. No, magari non c'entra niente. Potrei chiudere anche i box, volevo, una volta che fa. Ma... il fatto che mi sa che quelli tipo Monza mi sa che non puoi chiuderli totalmente. Sì. Non sono aperti di base. Nella pittura e nella scultura, cos'è un cherubino? È il bambino con le ali. Sì, in teoria sì. Final? Sono gli angioletti. Yes, that's my final answer. Che ridere, ragazzi. Chissà qual è la dietrologia dei cherubini. Cosa perché gli hanno pensato? Lorenzo Cherubini. That was the right answer? Awesome. Ah, here's a new question for you. In quale nazione si trova l'isola di Creta? La Grecia. Sì. No. Sì. Come no? Sì. Sì, no, è Cipro che è divisa in due. Beh, ma comunque non c'è Cipro. È vero, anch'io mi... No, perché Cipro era una volta la greca, poi passata turca, poi divisa in due, adesso un casino. Anch'io mi confondo con Cipro e Creta. No, ma il fatto è che comunque Cipro non c'era, quindi anche volendolo scegliere. Quale città dà anche il nome a una varietà di fagioli? Seul, Wellington, Lima, Parigi. Lima, mi pare. Lima, sono, mi vero? Sembra. Sì. Wellington, no, mi sa. No, Wellington è il filetto. Sì. Seul non credo c'entri la sega, neanche Parigi. This is your final answer?
That's my final answer. The choice is made. It's time to discover the right answer. Ma Vector, sei innamorato di Milano? Ma la mia Milano, come fai a non innamorarti? La mia Torino. In quale città è nato Shakespeare? Sai che non la so questa. Non lo so, questa non lo so. Chiedo a me mi da Stratford-upon-Avon. Però non la questa non idea. La so, questa proprio non la so. Direi di andare di fare. Cioè, cambiamo la domanda, chi da casa. Io faccio 50 e 50 quasi qua. No, perché non lo sai qual è l'altra. No, è vero, è vero. Però era bello un po' di brivido. To choose what they think is the right answer. Good luck. Vedi. C'avevo ragione. E fammi cliccare, strunz. And now to the most important question Strapon. Of all. Is this your final answer? Yes. Dicono nato e morto in Dio, addirittura. All right, let's find out the right answer together. Sì, ci hai proprio preso, amore. La lettera più lontana dalla D. Dice. Grazie, Pinco. Grazie, Pinco. È morto il giorno del compleanno? Non mi ricordavo neanche questo. Che schifo, era un suono in 8 bit. Bello, allora. Quali tra i seguenti oggetti venivano maneggiati da un maniscalcolo? Pergamene, sculture, damigiane. Ma scusa, sculture. Ferri di... No, ferri di cavallo. Ferri di cavallo. Sì. Effettivamente, maniscalco, però. Cazzo, vuol dire che fa le sculture. Maniscalco, dai. Cioè, la parola è proprio l'onomatopea. Con le mani. È l'onomatopea della scultura. Cioè. That's my final answer. Chiamalo ferrista quello. Ferrigno. Final answer. Let's hope it's the correct answer. Well done. You got it. And one more right answer for me. Questa ce l'abbiamo, ragazzi. È in pugno. Facciamo il secondo milioncino qui. Dai, così Gibo ci deve 10.000 euro. Nell'antica Grecia, in quale ruolo si distinse Omero? È nell'osso. Omero? Che è Omero? È un grandissimo poeta. Secondo me è un osso. Omero faceva il poeta, io che cazzo ne so, ragazzi. Non era un filosofo. I'm gonna try C. Grande cantante antico. Sai che non sono sicurissimo? Ma perché me l'avete fatta mettere? Oh? That's my final answer. Voi avete sensato in due secondi. Niente, mica hai detto no, non lo fa. Io ero un po' pensando un attimo. Mi ricordo era un poeta, Omero. Non era un filosofo. Poeta Omero. Per me è sempre stato un osso, comunque. That was the right answer? Awesome! Però come è seduto durissimo e composto. Vabbè, okay, l'Odissea, dai. Come fai a non saperlo effettivamente, Liezar? Che ignorante. Ma se non lo sapevi neanche tu, non lo sapevo io. Che era dell'Odissea, ma magari era un'altra cosa, non era solo un poeta, ma magari era un filosofo. A parte il fatto che un filosofo può scrivere anche altro, esatto. Comunque. Però era famoso come poeta, voglio sì. dire. That's the right sì! Ha anche dato ragione lui. Il crepa. Are you sure? That's my final answer. Godo. Non ho neanche letto, non avevo voglia. Hermione Granger. Non so perché mi sono venuti in mente loro, vabbè. Nella mitologia greca, dove finiscono le anime benedette? Già la terza domanda sulla mitologia, togliamole. Non è il Valhalla, non è il Nirvana e non è Asgard. Allora sono i Campi Elisi, Marco, mi vuoi dire? Io sì, credo di sì. Va bene, dai, ti credo per questa volta. Adesso è il Nirvana, vedete. Vabbè, romani e greci. Può essere, però. Il Nirvana. No, però Valhalla non è, scusa, Asgard non è. Nirvana nemmeno. Nirvana neanche io mi ricordo. Oh, magari ho sbagliato. Nirvana, scusa, Nirvana non è tipo indiano. Ah, sì, dovrebbe essere. Secondo me è Campi Elisi. E che però, appunto, i Campi Elisi è anche. Ma perché in quel periodo, a parte il fatto che no, in quel periodo romano, romani greci, romano... no, Campi Elisi anche romani, anche credo romano. Siano Campi Elisi, mi pare di sì. Adesso ci vediamo in chat. Però sì, su Hades, no, non erano anche i romani, su Hades ci sono, esatto. I Campi Elisi, che sono tutti greci, sia latini che greci. Allora vedi, ok. Chi è Gastone Paperone per Paperino? Oddio, un vuoto.
Chi è Gastone Paperone per Paperino? Credo sia lo zio. No, non c'entra niente, certo, lo zio, neanche c'è. Chi era Gastone? Sai che c'è un vuoto? Non Gastone mi ricordo. Chi era quello con la camicia rossa e le bretelle? Anche il nome Paperone. Ah, mi ricordo qualcosa del cugino. È cugino. Se ha il cognome del Paperone, sarà il figlio dello zio Paperone. Io dico cugino, sì, sì. E quindi sarà il cugino. È quello che mi accende Paperino qualcosa. No, Paperino, cos'è Paperino, per Paperone? Metti, fai ramo Paperino che ha zio Paperone. Gastone Paperone, è il fratello di zio Paperone, secondo me, lui. Quindi è suo. Non è cugino. No, aspetta, non il fratello, è il... È sempre suo. Perché zio, a me, cioè. Allora, a me dice qualcosa. Allora, fratello non è. Ha figli, cognato non lo so. Secondo me è cugino, no, però chiediamo l'aiuto. Secondo me è cugino. Nipote non l'aiuto. È. Chiedi l'aiuto, chiedi l'aiuto. Chiediamo anche l'aiuto. Se io mi però ricordo. È quello con, con la maglia rossa e le bretelle. Con non mi ricordo. Punta, mi ricordo il nome, papero, ma non esteticamente. Cosa faccio? So perché, però mi dice. Mi si accende cugino. 50-50. Fai 55. Vabbè, se tanto, cugino, secondo me, cugino. Tanto secondo me è cugino. Non sono anche cognato, io sono perché... cugino, mi si accende qualcosa, gli altri no. Quindi, boh, però non è basato su niente questa cosa qui. Oh no. Sì. Proviamo. Vabbè, metto cugino lo stesso. Tra i due, se è sbagliato, amen. Questa proprio non me la ricordavo bene, quindi no. Non ho questa cultura così grande sui paperi. Ho letto tanta roba, ma tutta la roba che è uscita è comunque poca, quella che ho letto io. Cognato chi è? Cognato è il marito... Il cognato è il marito della sorella. Della sorella, ok, quindi poteva aver senso. Quindi chi è che era, chat? Era il cugino. Ah no, esteticamente diceva, no, esteticamente sì. Non lo ricordo, fa vedere. No, dico chi è... Quello biondo con la giacca verde. Ah, quello fortunato pezzo di merda. Ah, ok, quello col ricciolone. Col invece ciuffo. Quello che dicevo io, che cazzo era? Quello con... Quale di queste città indiane si trova sulla costa? Le bretelle. No, Mumbai? Non c'è la costa di Mumbai, scusami. Mi ricordo male io? Boh. Non mi ricordo fosse sul... Non ho la minima idea. Mi pare era che si dica costa di Mumbai. Cambia domanda. Sì, questa sì, cambia. Casa, sì. Però voglio sapere se era giusta. So let's flip a question. Sì, te lo dice. Hoping it will inspire you. Good luck. Che palle! Ci avevo preso. No, no, dicevo quello col... No, col adesso vedi che questa va sbagliata. Cioè vabbè, cos'è una biga? È quella delle corse. Un pelo, un cocchio da guerra. Cos'è un cocchio? Una sciarpa, un piatto cocchio da guerra. È un cocchio da guerra. Però non so cosa il cocchio è quella specie di tinozza dove c'è dietro i cavalli. Che erano le bighe dove facevano anche le corse cocchio, intorno. C'è anche sì, in Jojo, Moro? Fanno anche la corsa in sì, Jojo? Sì, perché il cocchio mi ridà da quello, effettivamente. That's my final answer. Cioè c'è il cocchiere, esatto. Tra l'altro cos'era? La seconda o la terza stagione di Jojo, mi sembra. La era prima con Joseph. Era. No, la seconda, prima è possibile, seconda. C'è Jonathan. È quella dove... Contro... O la seconda o la terza? No, la seconda. One more right answer for me. La prima, perché su Netflix erano insieme, però vabbè. Che ha vinto il premio come miglior attrice in una serie drammatica ai Golden Globe 2018. Cazzo ne so. Sandra Oh, ok, la conosco, quella di Grey's Anatomy. Caitriona Balfe, Elizabeth Moss, Kerry Russell. Io Sandra Oh la escluderei, non me la ricordo recentemente. Non ho idea. Vai, di recentemente chi sia 2018 un paio di questi. Sandra Oh è quella asiatica di Grey's Anatomy. Ok, va bene. Però Elizabeth Moss è la sorella della modella di Kate Moss. No, non è vero. Però non me la ricordo, purtroppo. E qua dovrei usare l'aiuto perché io non mi ricordo. Usa l'aiuto. Vai a fidarti. Non me la ricordo. Qui tocca chiamare. No, no, no. Ma la escludo. Ma in realtà non mi ricordo. Non mi ricordo nessuna di loro ai Golden Globe. Quindi in realtà escludo lei, ma escludo tutte. Non mi ricordo una sega. Quindi non. Amico d'infanzia. La collega. La collega Jennifer Boss, Super Pettegola. Boss. Che ne sa un sacco di serie TV. Yes, hello. Che guarda i drama, guarda Bridgerton, sicuro. Anche perché cosa ha fatto Sandra Oh recentemente? Sai che non mi ricordo. Poi nel 2018 non c'era già più in Grey's Anatomy, in teoria. Spoiler. O forse c'era ancora, ma faceva qualche apparizione. Ha dubbi, però sulla C. Ha detto C, ma ha dubbi. Ma io mi fido. Non abbiamo basi. Appunto. Tanto non so cos'è. No. Final answer. Doppia la mamma di Invincible, Sandra Oh, è vero. Però non vince un Golden Globe per quello. E poi non era il 2018 comunque la serie di Invincible.
Porca troia, era Sandra. E per cosa? Però sarei curioso per cosa. Vai a vedere Golden Globe del 2018, drama series. Perché è un po' che non la vedo in giro, lei, a parte per Invincible. Mezzar, ne facciamo una speedrun con te. Ma cos'era, migliore attrice? Migliore attrice, sì, per amici, serie posso, drama. Amici, posso dire che hanno sbagliato? Cosa era il 2019 quando ha vinto Sandra Oh, però, qua mi dice. Golden Globes 2019, Sandra Oh... ha vinto anche nel 2018. Non è che ha vinto anche nel 2018. No, credo. Il primo risultato mi dà automaticamente 2019. Hanno sbagliato, scusami. Scusa, miglior attrice. Eh no, se cerchi 2018 te la corregge in 2019, Google, ragazzi. Hanno sbagliato. Perché sarà quella del 2019, ma per i premi del 2018. Però se si chiama Golden Globe 2019, scusami. No, perché se tu cerchi Sandra Oh dice vincitrice miglior attrice di una serie drammatica 2019, quindi hanno sbagliato. Sì. Hanno proprio sbagliato. Cioè, comunque cosa ha vinto? Gli Oscar 2023 li fanno nel 2024, ma sono gli Oscar 2023, nel senso. Però la vincitrice è degli Oscar 2019, no, appunto, Golden Globe, è sbagliato, proprio sbagliato. Ma vedi che l'avremmo fatta bene se era Elizabeth Moss nell'anno prima. Che era quell'altra. Ma non mi dice per cosa ha vinto, però. Vabbè. Nizar, preparati, Uffa. L'avete trovato voi in chat? Pronto, uh-huh. Speedrun e Gorgonzola, ragazzi. Killing Eve. Boh, vai a vedere, vedere. Qual è il nome della principessa dei film Aladdin? Biancaneve, Elsa, Jasmine, Minnie. Jasmine. Sì, no doubt about it. Mi sono un po' troppo lì, Ezra. Dai, oh. Chi non faceva parte del gruppo inglese delle Spice Girls? Britney Spears, Victoria Beckham. Oh, ma lì, Ezra. You had to make a choice. Is that your final answer? Era proprio lei. Cosa venne dopo l'inverno? Estate, autunno, primavera, l'era glaciale. L'era glaciale. Dicono che in Killing Eve è stata una serie dove hanno recitato benissimo, ma il finale ha deluso molto. Però se volete vederla, recuperate un bel film. Quali di questi animali è un rapace? L'avvoltoio, la scimmia, il castoro o la cincia? L'avvoltoio. Penso di sì. Anche se la scimmia. Come si chiama lo sport che si gioca in acqua con una palla? Pallacqua, pallanuoto, palla prigioniera, waterball. Che rumore ho sentito dalla stazione? Ma waterball, scusa. Non ho idea, non è vero. Quale organo purifica il sangue? Il fegato, i reni, il cuore, il cervello? Il sangue? Quale lo purifica? Non scrivete, amici, non spoilerà. Veloce. Ah, il cuore? No, il fegato. Me lo ricordo. Sì, il cuore lo pompa, non lo purifica. Sono andato più lontano io, sono il top qui. No, i reni, il sangue. I reni? Il sangue? Io avrei detto fegato. I reni non è il sangue. Penso che tanti dicono sangue. i reni, no, neanche i reni erano. Cazzo dite. Nice, i reni è per pisciare, non è che tipo quindi avresti sbagliato anche voi. Ma che faccia di culo, Poi fa Moro, cosa hai detto? Comunque Moro non lo fa mai questa cosa qua. Adesso lo faccio io, lo faccio. Dai. Non dovete suggerire, già. Ma io non gli do il tempo di suggerire. Ovviamente non lo pulisco, vabbè, lo pulisce, lo scanzona, lo cosa. Stare a fare i cazzi quando il 2018 i Golden Globes, dai. Io però sono Margaret 69 bella years la Mao. Bella Granny secondo me, non per le palle, Ricky, dai, ciuccia su. Cosa speciale di un unicorno? Un cavallo con un corno. Cosa c'entra corn rosa con quello? Quale di questi non è un colore primario? Giallo, rosso, blu, verde. Verde. Bravo. Qual è il protagonista dei Piani dei Caraibi? Jack Sparkles.
Ho dovuto leggerle tutte, che magari ogni tanto c'è l'inculata, non le leggi tutte, e una è scritta con una lettera di troppo. Perdonami se c'è Jack Sparrow, era per forza. No, magari c'era Jack Sparrow con una R e con due R. Sì. Cioè. Quale di questi non è il nome di un foro di lavoro? Lilla, papà, proprio fior di latte. Dai. Inganna perché c'è scritto fiore. Come Jack Ush papà. Qual è il nome del maggior campionato di hockey al mondo? NHL. Price. Grazie, bello che c'era DHL. Grazie Price. DHL, bello. C'era la DHL pure. Gli Stati Uniti sono divisi in dipartimenti, regioni, cantoni, stati. Sono stati uniti, saranno stati. Perché c'hai dubbi, scusa? Non so, magari sono strani gli americani, eh. Vabbè, ma che sono regioni. Siamo noi. Chi sono i protagonisti della serie di libri Warrior Cats? Due cani, dei gatti, io presumo Moro, siano dei gatti. Magari sono degli umani vestiti credo, da gatti, furri. Ma non credo, il coso di Cats era... Chi ha vinto il Roland Garros nel 2019? Che cazzo ne so, Rafael Nadal. In realtà ci non è vero, era Djokovic, no. Sicuro, ragazzi. Sì, era Djokovic. No, che culo! No, era Nadal, avrei sbagliato. Io avrei sbagliato. Io avrei sbagliato qui. Quale versione di Tetris non esiste? Tetris DS, Royale, 99 Effect, Royale. Answer is C, no doubt. Tetris 99. Sì. Quale artista non ha mai fatto parte dei Beatles? John Lennon, Paul McCartney, Brian Jones, chi è? Non lo conosco, ragazzi. No, era John Lennon. Ora faceva parte. Certo, è cool, non so un cazzo io di questo. Cioè, sapevo Ringo Starr. Quale metallo è usato comunemente per condurre l'elettricità? Oro, rame, ferro, argento. Rame. Comunemente. Prima di essere conquistato dai Romani nel 30 avanti Cristo, quanto durò l'impero egizio? Questa non la so. 6.000 anni, durava un botto. Ci posso dai, arrivare per ragionamento, ma... Troppo 6.000 anni. Troppo? Anche secondo me è troppo. Maledizione, era la metà. Vabbè. Non era così lungo. Beh, è tantissimo. No, 6.000 sono... Tantissimo, no, 6.000 non potrò. 6.000 non potrò. It was really fun. Dai, non si è andato male. Sono caduto nella storia che è il mio punto debole, effettivamente. Però... Adesso la diamo. C'è Gatto alla fine? Ha fatto una live di prova prima. Però non so se è staccato prima. Allora andiamo. Beh, oggi bisogna andare nella storia. Ancora scontato dai dare Vito, ma è con Ranciu. Io andrei da Vito. Ranciu. Dai. Io andrei da Vitone, dai. Se lo merita alla fine. Supportiamo un po'. Supportiamo un po'. Vito Ivor. Salutatecelo e noi ci vediamo domani mattina con Medieval Dynasty. E ciuccia qui e ciuccia là. Ciao belli, un salame. Ciao.